Giorgio Giorgi, romano di nascita ma algherese d'adozione, festeggi la fresca vittoria della Coppa Italia. Sì, buongiorno a tutti, sono appena vinto la Coppa Italia Formula Windsurfing, una specialità del windsurf in cui si regata in percorsi tipo barca a vela. E sono reduce, ecco, dall'ultima gara che abbiamo svolto a Civitavecchia lo scorso fine settimana. Questa era una gara di un circuito su tre tappe a livello nazionale. Tu avevi vinto la seconda tappa, che è stata fondamentale per la tua vittoria, ma non solo Coppa Italia, sei anche campione italiano in carica overall. Sì, lo scorso anno, nel 2011, ho vinto il titolo per la prima volta, il titolo italiano overall, cioè ovvero il campione esce dalla somma delle varie discipline del windsurf. Ci sono più discipline, fra l'atleta più completo viene premiato come campione italiano overall. Quest'anno per il momento intanto ho messo a segno questo colpo della Coppa Italia. Speriamo, insomma, è rimasta ancora una gara di un'altra specialità, dello slalom, e speriamo di riconfermarmi nuovamente col titolo overall, perché no, magari anche quello, il titolo slalom. E ricordiamo agli appassionati, dove e quando questa gara? Sarà a Marina di Grosseto i primi giorni di novembre, saranno 3, 4, 5 giorni di regata in base alle condizioni del vento, perché noi comunque abbiamo sempre un limite minimo di vento per poter gareggiare, abbiamo delle tavole che devono essere sempre plananti. Parlando di vento e di mare, non si può non parlare di Alghero. Tu sei qua per professione e per amore. Come ti sei trovato ad Alghero? Come ci si allena? E le acque algheresi sono ideali per un allenamento in windsurf? Sì, io mi trovo qui ad Alghero per scelta, appositamente per questo sport, questa mia passione. E Alghero, cittadina bellissima, è perfetta per questo sport, per gli sport acquatici. Primo, perché abbiamo anche dei venti termici di giusta intensità, mai fortissimi ma nemmeno mai assenti. La spiaggia di Mugoni, ad esempio, o Portoferro, perfetto per il windsurf e il kitesurf. E comunque abbiamo delle spiagge anche riparate dalle condizioni meteo marine proibitive. Anche chi è alle prime armi può imparare ad andare in per mare. È perfetta Alghero come cittadina. Io l'ho voluta per questo, perché poi c'è una molteplicità di posti, di spot nel windsurf. I posti vengono chiamati spot dove noi usciamo, che è infinita, quindi è perfetto per allenarsi e prepararsi per le gare. Hai parlato di chi ha le prime armi, che consigli dai a chi si vuole avvicinare al windsurf e quali difficoltà incontra chi vuole iniziare? Allora, adesso il windsurf in questi anni è cambiato molto, in questi ultimi 5-6 anni. Per chi vuole iniziare ci sono delle tavole facilissime, molto larghe, molto stabili, quindi si può iniziare veramente, i bambini possono iniziare a un'età addirittura di 3 anni, delle vele leggerissime, c'è stata un'evoluzione sui materiali incredibile. Consiglio a chi si avvicina comunque di fare un corso base, uno o due corsi base, per avere le prime nozioni su soprattutto sul vento, soprattutto sul capire e conoscere un minimo il mare, perché il mare è un gran signore, gli va sempre portato del lei, va rispettato, e quindi un corso iniziale è sempre giusto farlo. Dopodiché poi è uno sport molto semplice, si impara, sembra è più difficile da spiegare che da fare, molto, molto semplice come sport. Dal punto di vista economico, è uno sport accessibile a tutti o bisogna affrontare particolari spese?
come tutti gli sport ha un costo iniziale, come quando si va a sciare bisogna procurarsi tutta l'attrezzatura. Per questo che io consiglio di fare prima un corso o due corsi, poi il secondo corso sarà un corso di perfezionamento, proprio perché questo permette di non affrontare la spesa iniziale dell'attrezzatura. Se poi ci si appassiona, tanto meglio. Comunque c'è anche da tenere presente che nell'acquistare l'attrezzatura, soprattutto quella un po' meno tecnica, quindi più da principiante, l'attrezzatura, si ritroverà sempre un amico, un compagno che la riacquisterà, quindi non saranno mai soldi buttati via, ecco, diciamo così. E poi per chi ci riesce qui ad Alghero può anche chiedere un consiglio al campione italiano Giorgi. Certo, perché no, indubbiamente mi trovate spessissimo in spiaggia, sia a Lido San Giovanni o sia a spiaggia di Mugoni, penso che un po' tutti mi abbiano visto in questi anni, ci sono sempre. Chiudiamo con una dedica per questa vittoria. Sì, ringrazio la Sardegna, ringrazio Alghero, perché in questi ultimi anni, sono 8 anni che oramai vivo qui, sto raggiungendo finalmente i miei migliori risultati. E l'ho voluta, la Sardegna, ho voluto vivere qui proprio per migliorare il mio lato agonistico. Grazie a tutti.